Ciao, come va? Il mio nome è Sara Calloni e oggi voglio parlarti della soluzione del secondo conflitto interiore. Quindi resta fino alla fine del video per capire come soluzionare questo tuo conflitto interiore. A dopo! Bene, il secondo conflitto interiore, se ti ricordi, era quel disequilibrio che c'è tra la tua mente ed il tuo corpo. Quindi devi cercare di capire, e sicuramente avrai capito, se sei una persona più mentale oppure che è più attaccata alle sensazioni del corpo. Nel caso in cui sei una persona molto più mentale e che quindi stai sempre ad immaginare, 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 però alla fine non concludi mai niente, non metti in azione questi tuoi pensieri, allora ti do un esercizio da fare. Bene, quello che dovrai fare è creare un piano d'azione, un semplice piano d'azione di solo 3 passi, cioè di tutte quelle cose che hai in mente, di tutte quelle miriadi di cose che ti vengono alla mente, che devi fare, che dovresti fare o che ti piacerebbe fare. Prendi carta e penna e scrivi esattamente quali sono queste cose che vuoi fare. Se sono tante, come sospetto che siano, scegliene al massimo 3, non di più. Se riesci a ridurne e concentrarti su una sola, molto meglio. Prendi questo obiettivo, questa azione che vuoi fare e poi suddividila in 3 azioni, in 3 passi molto molto semplici. Quindi cosa dovrai fare? Una volta che hai diviso questo tuo obiettivo in 3 semplici passi, la sera prima di andare a letto rileggi questi passi in modo da programmarti quello che dovrai fare il giorno dopo. Quindi al momento che ti sveglierai il giorno seguente, o sì, dovrai fare questi 3 passi. Lo devi fare per avere un compromesso con te stesso. Se riuscirai a farli, aumenterai la tua autostima e ti darai un'educazione per poter fare sempre questo. Se non lo farai, beh, non cambierà nulla, quindi dipenderà tutto da te. Se invece, quando ti ho parlato del conflitto interiore tra mente e corpo, ti sei resa conto che invece è il corpo che comanda di più nella tua vita, quindi sei attratta da ogni genere di necessità e sei una persona che agisce, 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 agisce senza mai portare nulla a termine perché puntualmente arriva un'altra cosa che deve rifare, deve iniziare, che deve fare questa prima e avrai nella testa una grande confusione perché comunque sarai sempre a fare nuove azioni e comunque non le concluderai, allora quello che ti chiedo è mezz'ora del tuo tempo. Va bene, se non ce la fai mezz'ora, comincia con 15 minuti, ma cerca di dedicare più tempo possibile. E cosa devi fare? Ti devi mettere seduta in silenzio da sola davanti alla scrivania con carta e penna. E cosa devi fare? Beh, la prima cosa che devi fare ti devi rilassare, devi concentrarti sul tuo respiro e devi calmarti. Devi cercare di silenziare tutta quella confusione che hai in testa per tutte le cose che devi fare. Cerca prima di dimenticartele per un attimo, per cercare di concentrarti su te stessa, per cercare di rilassarti. Dal momento che senti che sei tranquilla e che comunque non hai 250 miliardi di pensieri, di cose che devi fare nella testa, allora comincia a pensare a quello che devi fare, alle azioni che devi fare. E cerca di pensarci in modo creativo, cerca di non vedere solo l'azione in sé che devi fare, ma cerca di andare oltre e capire i motivi e vedere cosa c'è collegato. Vedrai che se fai questo in uno stato di rilassamento, ti verranno alla mente alcune idee.
E quindi la carta e la penna che hai davanti ti servirà per appuntare queste idee. Queste idee ti saranno molto utili per riuscire a portare avanti le tue azioni. E mi raccomando, anche te prova a fare un piano d'azione in modo da portare sempre a termine tutte quelle azioni che cominci. Beh, come sempre spero che questo video ti sia utile e che ti piaccia, quindi ci aspettiamo domani per un'altra soluzione. A domani e mi raccomando, agisci, eh! Ciao!